Nella puntata di oggi di Nano da TV, le novità anime manga della settimana, Caverna di Platone ci presenta i Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas e alcuni retroscena sul concorso di Death Note. Seguiteci su Nano da TV! Ciao, sono Luigi. Ciao, sono Yuki. Per nanoda.com. Allora, cosa ne dite di questo nuovo layout grafico? Vi piace? Ci abbiamo lavorato un bel po', è un piccolo esperimento. E se vi piace continueremo così. Tutto ieri, che non siamo neanche riusciti a mandarla in onda. Vero, ieri, vero, vero. Peccato. Va bene, allora subito iniziamo con le novità anime della settimana. Parliamo di Neon Genesis Evangelion The Future Film. Dynamic ci informa che la nuova edizione restaurata e definitiva del film, che comprende poi Death and Rebirth e The End of Evangelion, doveva uscire a fine giugno ma subirà un ritardo indefinito a causa di mancata consegna del materiale dal Giappone. Vi informeremo il prima possibile quando ci sarà la nuova data di questo meraviglioso film di Evangelion. Abbiamo una bellissima serie che è DNA Quadro di Masakazu Katsura, autore di Video Girl Like. Come sapete la storia, se non sapete ve lo dico io, parla di Junda Monomatari, che è un ragazzo molto sfortunato dal punto di vista amoroso con le ragazze, che però è destinato a diventare il mega playboy. E poi passiamo a Arion. Arion è la storia di Arion, arrivato da Demeter e rapito da Hades, quindi avete già capito che è colui che combatté per Atena e sfidò Zeus e l'intera stirpe di Olimpo per un amore proibito. La sua storia sarà disponibile questo mese in DVD per Yamato Video. Parliamo poi della leggenda dei lupi blu, uno yaoi, questo è vietato ai minori di 18 anni, quindi bambini chiudetevi gli occhi. Siamo nel 23° secolo e la sovrappopolazione ha costretto l'umanità a conquistare altri pianeti, sui quali ha vissuto in pace e prosperità. Ok? Un giorno la nostra razza non raggiunge Plutone e da lì, infatti, una specie aliena che sfrutta il cervello umano come fonte di energia e conoscenza innesta attraverso dei corpi meccanici una specie di virus. Se ne volete sapere di più o se vi piace questo genere, potete acquistare la nuova versione di La Leggenda dei Lupi Blu per Yamato Video in DVD in uscita questo mese. Star Comics ci segnala One Piece Yellow, che uscirà il 17 di giugno in edicola e in fumetteria. Un albo di 300 pagine succose e piena di informazioni per tutti coloro che sono appassionati di One Piece. E ad agosto il grande ritorno di One Piece numero 52. Per Flashbook segnaliamo Zero In volume 5. In questo volume Ayuna viene rapita dallo Stalker. Ikuru, che si sente in colpa, va alla caccia del criminale tutta da sola e non sa che cosa troverà nel suo cuore. La resa dei conti sta per arrivare. E chiudiamo il paragrafo manga con le Toto licenze. Come avrete visto, Andrea Baricordi, Capitan Baricco, ha pubblicato sul suo blog delle informazioni molto interessanti. Noi di Nanoda abbiamo dato qualche anticipazione e potete anche leggere vari articoli che parlano delle novità di J-Pop, GP Publishing e anche Planet Manga. Va bene, adesso cosa tocca? E adesso tocca alle recensioni di Caverna di Platone e questa volta ci recensisce i Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas. Che figata, quindi ci colleghiamo! Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone e oggi volevo recensirvi il manga I Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas, il mito di Ade, l'ultimissima serie dedicata ai Saint di Atena di Masami Kurumada, con i disegni Shiori Teshiroji, edito in Italia da Planet Manga, una serie davvero divertente e interessante. È un prequel all'originale serie dei Cavalieri dello Zodiaco, è ambientata durante la guerra sacra di 250 anni prima le gesta narrate nel manga originale. I disegni sono molto morbidi, particolari, sono al passo con i tempi, non troverete sicuramente gli statici disegni di Masami Kurumada, bensì questo autore, appunto Teshiroji, è davvero molto bravo con foglio e matita e anche con i retini, davvero davvero dei disegni molto particolareggiati e interessanti. Ha uno stile grafico molto ricercato. I volumi finora pubblicati sono 16, questo è l'ultimo, ognuno costa
2,20 € sono il classico formato sottiletta, quindi ogni due volumi si va a raggiungere un tankobon originale giapponese. Faccio apprezzare qualche altra tavola particolare di questo autore fantastico. Io personalmente apprezzo molto questo prequel perché comunque ci mostra un lato molto più shonen rispetto all'altro prequel che sarebbe Episode G. Ci mostra un lato più divertente e comico, ci sono molte parti esilaranti, ma non mancano anche i momenti aulici tipici della saga dei Cavalieri di Atena. Quindi io vi consiglio assolutamente da Planet Manga i Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas. Ciao ragazzi, vi saluto. Grazie Caverna di Platone, alla prossima settimana. Allora, parliamo un po' del concorso di Death Note che è finito. Dobbiamo... siete divertiti? Siete divertiti? Spero proprio di sì. Dai, hanno fatto più di 100 pagine nel forum, vi ringraziamo davvero per la grande partecipazione. E però alcuni di questi erano veramente dei voli pindarici assurdi. Vi siete fatti troppe pare mentali. Mi pare giusto, scusa, ma se non si fanno pare su Death Note. Va bene, allora dai, riveliamo velocemente quali erano. Aspetta, gli indizi. Aspetta, della verità ci siamo divertiti molto di più noi. Va bene, non dirlo. Comunque, ok. Quali erano gli indizi che Kira poteva dare? Gli indizi che Kira poteva dare, allora, o dava la prima lettera del nick, che era un indizio molto molto utile, vero? E infatti non l'ha dato. Infatti non l'ha dato. Poi, seconda possibilità era la tua località indicata sul profilo. E questo l'ha dato, ma l'ha dato in modo molto intelligente. Sì, non c'era nessuna modalità che indicava che doveva dirlo chiaramente. Di conseguenza ha fatto una specie di enigma, però siete stati furbi, siete stati bravi e l'avete sgamato subito. Terzo, l'età. Anche questo non l'ha dato. Quarto, il numero di messaggi che aveva postato sul top forum. Zero. Adesso sono più di 2, 3, 4, ormai fa visita al forum continuamente. Poi, quindi l'indizio che poteva dare era la data di iscrizione, anche questo ovviamente non la data. Sesto, la seconda e ultima lettera del suo nick. Questo enigma, cioè questo indizio, secondo me non l'avrebbe mai dato nessun buon Kira, avrebbe troppo facile. Settimo, l'ultima lettera del suo nick. E poi l'ora in cui ha dato la soluzione. Esatto. In più poteva scambiare uno di questi indizi con le regole del Dio della Morte. E infatti così ha fatto. Che anche quelle potevano essere utili se sapevate utilizzarle come si deve. Comunque, siccome nessuno è arrivato a capire qual era la piccola gavola che poteva incastrare il Dio della Morte, la sfrutteremo con un altro concorso. Ok, ma va bene. Ma che c'è? Chi è il Dio della Morte? Noi vi abbiamo detto che era Kumagoro. In realtà, chi è? Sono io il Dio della Morte, mi ha sgamato subito Rukia, comunque. Certo, l'hai aiutata con un problema del computer, perché non ti avevi riconosciuto. Non potevo mica fare a meno. E come mai sospettavate di me? Sospettavate di me perché ci siamo collegati utilizzando lo stesso computer. Vedi com'era semplice. Va bene, ok, allora per oggi è tutto, vi salutiamo. Purtroppo anche nonostante la nuova edizione abbiamo fatto un sacco di papere, quindi le metteremo come al solito. Ci vediamo la settimana nei prossima. Nei commenti, mi raccomando, diteci se questo nuovo format vi piace, se vale la pena continuare a farlo così, oppure se dobbiamo tornare indietro. Andiamo indietro nel tempo. Nel tempo al vecchio format. Va bene, quindi fateci sapere. Quindi, ciao! Iniziamo con la prima notizia. Dainit ci segnala che a causa di alcuni errori che sto facendo a nastro, Neo Genesis Evangelion, il nuovo film di Katsumatsu, a causa non di Dainit, che comunque ci comunicherà l'uscita del film. Quando è? Neo Genesis Evangelion. La Dainit ci informa che a causa di alcuni Future film. Neo Genesis Evangelion. The Future Film. L'uscita del film purtroppo ritarderà di qualche mese, forse no, non è vero, non si sa. Parliamo dell'uscita di giugno di Yamato Video. Che guardi me. One Piece Yellow. Un'enciclopedia di 300 pagine che arricchirà la vostra... Che guardi me! Allora, testa... sì, ciao! Allora! E ad agosto il grande ritorno di One Piece numero 53. 52!